Buonasera a tutti, sono Daniele De Mero, presidente della seconda commissione consiliare. Con questo report vogliamo darvi conto di quello che è stato il lavoro della nostra commissione nelle ultime 2 settimane, perché abbiamo dedicato più di una seduta all'analisi di un prototipo di regolamento che riteniamo possa essere molto importante per la nostra città. Si tratta del regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Di che cosa si tratta? Si tratta di andare a recepire finalmente anche nel nostro comune il principio di sussidiarietà introdotto fin dal 2001 in Costituzione, che va a realizzare un modello nuovo nel rapporto tra cittadini e amministrazione, un modello fondato non più soltanto sulla delega, ma che appunto attraverso la sussidiarietà consente ai cittadini attivi, cioè a coloro che vorranno farlo, di prendersi direttamente degli impegni e anche delle responsabilità per la miglior gestione di alcuni beni che sono appunto i beni comuni. Beni comuni che cosa sono? Sono beni che possono essere materiali o immateriali, bellissima la definizione che viene data nella Carta della Sussidiarietà, sono quei beni il cui arricchimento arricchisce tutti e il cui impoverimento impoverisce tutti. Cioè si tratta di un sacco di cose, dai cortili delle scuole, ai parchi giochi, le aree verdi, piuttosto che attività formative, attività didattiche, attività ludiche, cioè esiste veramente la possibilità di, attraverso dei patti di collaborazione, di fare in modo che cittadini attivi possano essere davvero protagonisti nel prendersi cura di ciò che è di tutti e quindi è anche loro. È quindi un grosso passo verso il miglioramento della nostra città. I passaggi successivi saranno ovviamente presso gli uffici per andare a cercare di dare la miglior forma possibile a questa idea che è già stata adottata in tantissime città italiane di ogni colore politico fin dai primi anni 2000 e ha già dato risultati bellissimi. Passare poi all'analisi della Commissione Affari Generali ed arrivare poi all'analisi del Consiglio Comunale, alla proposta del Consiglio Comunale.